Eccoci nella live del terzo giorno. Oggi di cosa parliamo? Climatizzazione, come si sta nell'abitacolo, come usiamo la climatizzazione e insomma tutti e due abbiamo avuto vari modelli, lui 3 e Y adesso, io vabbè le ho avute tutte, e però parliamo in particolare di 3 e Y e come ci siamo trovati noi e le nostre impressioni sulla climatizzazione dell'auto, tetto, sedili, e insomma io vedrei subito come stiamo usando la climatizzazione noi. Esatto, così almeno... Vediamo. Dai, fai vedere, spiega un po' come siamo messi. Vai. Allora, entrambi usiamo il clima in auto, che lo vediamo qui, ha impostato a 22-23, sì, poi 20, dipende 22, un attimino 22. Da... aspetta, ho messo... Esatto, scusate, un camion che si stava spostando a casa. mediamente tutto impostato a 22-23, la macchina fa tutto in automatico, non c'è da toccare nulla, ed è sicuramente comodissimo e riesce a mantenere un clima assolutamente ideale. Tra l'altro, in uno degli ultimi aggiornamenti, mantenendo in automatico è possibile scegliere anche la velocità della ventola, quindi se dà un po' più fastidio magari l'aria addosso si può mettere sulla ventola sul basso, oppure si può alzare se vogliamo un po' più di flusso. Quindi questo secondo me è un ottimo aggiornamento per migliorare la climatizzazione. Sì, la speranza è sempre quella che un giorno venga inserita la possibilità di disattivare il passeggero per chi non vuole l'aria addosso. Esatto. E anche la possibilità di regolare i flussi mantenendo l'impostazione automatica. Una volta era stata impostata probabilmente per raccogliere delle informazioni, secondo me, e quindi è stata dopo è stata tolta, e quindi è sempre mediamente solo sul frontale, quindi l'aria arriva sempre quasi addosso. Però gli americani evidentemente sono abituati così. Annoso problema del tetto. L'annoso problema del tetto. Allora, parti tu? Parto io. Vai. Allora, io su Model 3 nera ho sempre, diciamo, sofferto particolarmente il calore che proveniva dal tetto. Cosa abbiamo fatto? In modo abbastanza semplice, ho comprato una tendina che smorzava nettamente il calore e diciamo che era migliorata, il comfort all'interno dell'abitacolo era migliorato parecchio. Tu con 3 come ti sei trovato? Allora, io ho avuto due Model 3, ma poco cambia perché la macchina è quella, una in America e una in Italia. Io devo dire che sia io personalmente che anche chiedendo a mia moglie, che di solito nei viaggi è sempre stata dietro con la bambina più piccola, non abbiamo mai ravvisato calore alla testa non ho mai riscontrato effettivamente un calore eccessivo della parte della testa del tetto. C'è da dire che io sono alto 1,75 e normalmente tengo il sedile sempre il più basso possibile, ma perché a me piace guidare così. Anche su Model Y ho il sedile regolato il più basso possibile, quindi magari ho un po' più di spazio dal tetto. Però anche provando a mettere la mano, anche in giornate molto assolate, vicino proprio al tetto è un pochino caldo, ma appena ci si sposta di un paio di centimetri, no, secondo me la temperatura è quella che poi c'è nell'abitacolo, ma questa è una mia sensazione, sì, personale. Invece per il sedile abbiamo impressioni un po' diverse. Sì. Diciamo che appunto la mia nuova Y è con gli interni bianchi, rispetto alla Model 3 con interni neri la differenza si sente in modo estremo, soprattutto durante in giornate particolarmente calde. Attenzione, facendo un viaggio e stando seduto 3-4 ore è molto difficile che non ci sia della sudorazione sulla schiena, perché comunque è sempre un sedile in pelle o comunque anche qualsiasi altro sedile, comunque chiaro o scuro, comunque si suda, non passa aria, quindi un pochino si suda, però la differenza si sente particolarmente, a mio personalissimo parere, e anche su questa che è nera lo sento di più rispetto alla mia bianca. Durante il viaggio ho sentito meno, durante il mio viaggio estivo ho sentito meno calore sull'altra che su questa, quindi immagino che una differenza si senta, ecco. Invece tu? Io sudo anche nei giorni... sei una persona normale, incredibile, suda anche lui. Anch'io. No, io nel senso non ci ho mai fatto tanto caso,
perché comunque anche quando ho avuto le Model S che avevano i sedili in pelle vera, non in ecopelle, probabilmente sudavo uguale, nel senso non ho ravvisato tutta questa differenza. E secondo me, io se faccio un viaggio sulla 500, comunque ai sedili in pelle vera, sudo uguale, quindi non riesco io ad apprezzare o a disprezzare, ecco, la qualità del sedile in ecopelle, in pelle, è meglio o è peggio di altri. Sinceramente non ci ho mai fatto caso. Se sto seduto 3, 4, 5 ore a guidare, comunque quando scendo sono sudato a prescindere. Assolutamente. Quindi non sono la persona giusta a cui chiedere se magari il sedile Tesla fa sudare di più o di meno. Semplicemente non ci ho mai fatto troppo caso. Ecco, questa è la mia personale interpretazione della cosa, ma esatto. Che ovviamente poi ognuno fa caso a parte in base al fatto se suda di più o meno, è più sensibile o meno. Esatto. Semplicemente questo. Basta. Bene. Dai, ci avviciniamo allora alla prossima tappa di Fano, tra 45 minuti. Esatto. E il nostro viaggio va avanti. Ok. Alla grande. Ciao. Ciao.